Ciao, sono... Vabbè, non importa chi sono. Faccio parte del clan Mactra del Cavalier Maggiore 1. Per quest'anno, io e gli altri miei compari, ci siamo informati sulla prostituzione. Ecco cosa ne pensavamo prima a riguardo. Se ti dico prostituzione... Malattie, svestite. Via del campo. Case chiuse. Ma... vuota. Bocca di rosa. Schifo. Tacchi alti. Sicurezza. Ingenuità. Solitudine. Escort. Abbandono. Libertà di scelta. Scarsa dignità. Indifferenza. Immoralità. Malinconia. Pericolo. Strada. Svago. Ma è legale? Vediamo cosa dice la legge e scopriamo come il nostro paese si pone nei confronti di questo problema. Ma in Italia la prostituzione è legale o illegale? In Italia la prostituzione in sé è legale, ma è penalmente punibile lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituta. Infatti, esistono delle leggi che regolamentano questo fenomeno, tra cui la legge Merlin. Ma cos'è questa legge Merlin? È una legge promulgata il 20 febbraio del 58, che stabilisce la chiusura delle cosiddette case chiuse e l'abolizione della prostituzione regolamentata. E questa legge ha funzionato? No, questa legge ha fatto sì che il tentativo di liberare la donna dallo stato di minorità fallisse proprio nella sua mancanza di controllo. A causa dell'inadeguatezza di questa legge si riscontra una crescita dell'immigrazione e della criminalità organizzata che sfrutta tale commercio. E quale potrebbe essere una possibile soluzione? Ci sono principalmente due linee di pensiero opposte. Chi vuole riaprire le case chiuse vede in esse la possibilità di tutelare la salute e la libertà di scelta della ragazza, sottraendola al controllo criminale. Invece, chi le disapprova ritiene che la prostituzione debba essere combattuta e non legalizzata, perché altrimenti non si riuscirebbe a risolvere la situazione. Ed il resto dell'Europa, come si comporta? Solo Islanda, Norvegia, Svezia e i paesi dell'Est Europa hanno attuato una politica proibizionista. Regolamentate sono Paesi Bassi, Germania, Turchia, Austria, Svizzera, Grecia, Ungheria e Lettonia. Le restanti nazioni europee, invece, non sono regolamentate. A questo punto ci siamo chiesti, ma com'è la situazione in Italia? Dati del gruppo Abele dicono... Le regioni italiane col più alto tasso di prostituzione sono Lazio, Lombardia e Veneto. L'incidenza sulla prostituzione al chiuso è maggiore al nord, infatti essa varia tra il 75% e l'80%, invece al sud non supera il 50%. La maggioranza delle ragazze sulla strada ha un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, mentre l'età massima non supera i 70 anni. Oltre alle donne, che compongono l'86% del mercato della prostituzione, vi è uno 0,7% di transessuali, uno 0,2% di travestiti e un 5% di uomini. I maggiori paesi di provenienza delle ragazze sono Nigeria e paesi dell'Est Europa come Albania e Romania. E quali sono invece i luoghi comuni sulle prostitute? Degli intervistati, il 32% crede che sia sottomessa, il 23% la crede sofferente e sola, il 19% disposta al sacrificio a scopi di lucro, il 16% la immagina vestita con abbigliamento succinto e il 10% straniera. Del cliente invece? Il 25% degli intervistati lo immagina insoddisfatto, il 18% un maiale, il 18% vecchio, il 15% svogliato, il 12% brutto e il restante 12% sposato con figli. Cammin facendo, ci siamo resi conto che alla base di tutto sta l'aspetto culturale, l'idea che ognuno di noi pensi all'uomo e alla donna secondo determinate caratteristiche e luoghi comuni. Ad esempio, fin da piccoli ci hanno fatto vedere la donna premurosa, bella, dolce, sexy, sottomessa. E l'uomo? Coraggioso, forte, bello, muscoloso, giovane. Dopo tutte queste ricerche, le nostre idee sono cambiate. Di conseguenza, la domanda ritorna. Se ti dicessi prostituzione? Obbligo, tristezza. Disinformazione. Ritorsione.
Populismo. Disumanizzazione. Prigionia. Debito. Il fatto è che non è colpa loro. Disperazione. Che ottenzione. Sfruttamento. Rassegnazione. Mafia. Protettore. Rispetto. No pregiudizi. Schiavitù. Umanità. Tratta. Silenziosa richiesta di aiuto. Silenzio del progresso. Free falling, falling.